adesso rimanendo un attimo con pragmatismo, forse noi ci aspettavamo un po' di più da questa Juventus, forse questo allenatore dimostra, non lo so, lo chiedo a voi, di avere le idee poco chiare, poi leggiamo gli amici che ci stanno scrivendo, tanti, mi raccomando, mettete i like così il video gira. Perché mi sembra una Juventus, normalmente ha sempre dimostrato un certo atteggiamento reattivo. Oggi l'ho vista cercare il pareggio, forse, in maniera molto confusa, Lorenzo. Ma guarda Max, sicuramente una Juve che a livello caratteriale deve crescere ancora tanto, ma tanto. Ci sono da ricordare alcune cose, tralasciando il discorso assenti di cui abbiamo ampiamente parlato, questa continua ad essere la Juve più giovane da 30 anni, forse di più a questa parte, quindi è normale che se non riuscivamo con i Paredes, Di Maria e compagnia bella, giocatori over 30 con grandissime esperienze internazionali tra l'altro, a dominare i campionati non si può chiedere ad una squadra così giovane al suo primo anno in un nuovo percorso, dopo 17 partite, perché tra campionato e Champions questa era la 17ª gara, di far vedere chissà che cosa, quindi bisogna avere anche l'onestà intellettuale di ammettere questo. Ma io poi vi faccio una domanda a voi, semplicissima, faccio una domanda a voi, scusate. Fai una domanda. Alla vigilia ho sentito 1.000 commenti diversi e il 90% firmava per il pareggio. Secondo voi, al di là di come è andata questa gara, è un punto guadagnato o sono 2 punti persi per come arrivavano le due squadre a questa partita tra assenze e tutto quello che è stato detto? E tu, a questo si riconduce il discorso, niente di più. Perché se dobbiamo dire la Juventus a San Siro contro il Milan doveva vincere 6-0 perché siamo la Juventus, siamo più belli, siamo più bravi, eccetera, così allora possiamo raccontare tutte le cose che vogliamo. Se bisogna fare un'analisi corretta, ditemi voi se questa Juve con un punto preso a San Siro in queste condizioni è un punto guadagnato o 2 persi. Non lo so, Ezio, è un punto guadagnato o un punto È perso? un punto giusto. Non si meritava di perdere, non si meritava di vincere. Come ho detto prima, Lorenzo era assente. Se vogliamo, di questo pareggio può rammaricarsi, ma non per quello che si è visto in campo, per i presupposti della partita, vale a dire da una parte la completezza di un organico, quello milanista, dall'altra parte un organico in emergenza. Da una parte la necessità strenua di vincere c'è sempre per tutti e comunque, ma un po' di più ce l'aveva il Milan, perché era il Milan in ritardo di classifica ed era il Milan che giocava in casa. Ora, la nostra è una squadra giovane. Se una squadra giovane non può essere una squadra matura. È una squadra in fieri, è una squadra che io vorrei vedere finalmente. Ad organico completo per un buon ciclo di partite, perché questo fatto oggettivamente non ci è stato dato possibile osservare. Quindi ci si è sempre dovuti in un qualche modo fino adesso arrangiare. Poi abbiamo perso una partita su 17, figuriamoci mai diversamente. Non dico chi oggi pretende di più, ben sapendo oppure ignorando in malafede da dove arriviamo, come ci siamo ritrovati all'inizio di questa stagione, e oggi pretende fuoco, fiamme, frizzi, lazzi e cotillon. E allora, guarda, questo tipo di atteggiamento ha rotto un po' qualcosa che fa rima con cotillon, e che è del tutto illogico, è del tutto disallineato a qualunque ragionamento sportivo, perché si possono rispettare tutte le opinioni, può non piacere il modo di stare in campo, ma non si può dire che è lo stesso dell'anno scorso, può non piacere il modo in cui si articola la manovra e va benissimo, ma ogni cosa nella vita ha una causa e un effetto. Quello che noi stiamo vedendo è l'effetto di cause che c'erano prima. Prima che queste cose producano una Juve diversa, una Juve ancora migliore, perché questa non è la Juve definitiva nei secoli dei secoli, Anzi. Cioè quest'anno si sono messe delle basi. E
E la vera squadra di Thiago Motta, intanto la vedremo la prossima stagione. Io spero che da gennaio si possa avere l'organico compatibilmente completo, a parte quelli che proprio non, per motivi di salute fisica non potranno esserci, ma di poter vedere una se questo tipo di scelte fatte sul mercato per questo tipo di progetto sono state giuste in parte, per nulla, sbagliate in tutto, sbagliate in parte. Ci vuole tempo, so che dà fastidio, nel calcio il tempo non esiste, ma se non volete che non ci sia il tempo, oh, la Continassa sapete dov'è, Corso Grande Torino, basta andare lì, bussare, dite sentite a me non sta bene, da domani faccio io. Sentiamo un po' di vocali, allora. Buonasera ragazzi, Gianluca. Allora, la scelta di McKennie falso 9 si è rivelata essere una scelta completamente sbagliata. Spero non la riproponga più, perché McKennie è un centrocampista con doti di inserimento, ma non è un falso 9. Non ha mai occupato l'area, spesso si è abbassato, quindi non ha portato nulla in attacco. Io non capisco perché Motta si ostini a non provare il disegno in quel ruolo. E poi c'è Chico Conceição, che pur essendo un giocatore tecnico di talento che è stato determinante in molte partite, io tutte le volte che ha giocato non l'ho visto mai premiare il giocatore, il compagno che arrivava in sovrapposizione. Lo vedo molto individualista, o dribbla l'uomo oppure si accentra e scarica la palla, ma mai gli ho visto passare la palla al giocatore che arrivava in sovrapposizione, anche quando si liberava, e oggi è stata la stessa cosa. Grazie. Quindi non l'ha visto il derby? Magari no. Andiamo perché avanti. Mi pare che sia stato Conceição ad arrivare all'altezza di lato all'area avversaria e scaricare il pallone al giocatore che stava arrivando, accorrendo dalla parte opposta, nel caso di specie che era l'indizio, che poi depositò in rete di testa. Quindi si dicono troppo in fretta, troppe baggianate. Andiamo ancora con i vocali, quelli qua. Vedo tanta malafede. Ora uno che dice partita insulsa, cioè non ricordandosi, mi ricordo dei pareggi a Milano senza uscire quasi dall'area di rigore, se non per qualche sporadico contropiede. Cioè io, ma come si fa? Ma poi una squadra senza praticamente 5-6 giocatori, dei quali molto importanti, secondo me ha fatto una gara, una buona gara, è uscita a testa alta, non ha rischiato niente, ci ha provato forse più del Milan, e si deve sentire certa gente dire queste cose. Questa è proprio malafede. Ma sono ancora aspetta, stiamo un po' in una valanga davvero di vocali, eccone un altro. Buonasera, Marco da Catania. Marco da questa Catania. È l'esatta copia della Juventus di Del Neri. Se voi vi ricordate, un allenatore che è venuto dalla provincia che gettava un gioco spumeggiante, un gioco offensivo. No. Cosa vogliamo dire? Campagna acquisti veramente orribilante, soldi buttati, un allenatore buttato in una piazza che non è in grado di gestire, società praticamente inesistente, compreso il presidente proprio della società, la proprietà che non gliene frega niente di fare andare questa squadra in alto dopo 9 scudetti. Quindi cosa volete che vi dica, ragazzi? Vi dico solo una cosa, che se io devo stare qui ad aspettare che finisca la partita nazionale per vedere una partita di cartello come questa, per vedere questa porcheria qua, veramente siamo veramente scesi in basso. Stasera c'è, come dire, una obiettiva difesa e un attacco giustamente alla brutta prestazione. Aspetta, vado ancora avanti, ce ne sono tante. È normale dire in conferenza stampa, svelando ormai dal caro, che il serbo ha l'obbligo di attaccare e difendere. La verità è quella che dice il giocatore: rende di più con una punta a fianco. L'integralismo di certi allenatori dovrebbe cedere il passo a volte con umiltà e un po' di realismo. Se così non fosse, Trapattoni doveva dire a Platini di difendere.
Lo so che era un altro calcio, però le grandi squadre hanno due attaccanti di ruolo insieme, d'accordo? Oggi il 3-5-2 è il modulo più vincente, basta vedere l'Inter, il nostro mister si è inventato un 4-2-3-1, uno spezzatino, insomma. La Juve stasera non mi è dispiaciuta, abbiamo giocato a calcio con molta stima. Un saluto da Tonino. Altro vocale qui, eccolo Sì. qua, sta arrivando. Aspetta che così andiamo un Ciao po' avanti. ragazzi, Ciao. sono Maurizio da Vasto. Ciao Volevo Maurizio. dire che i calciatori dell'Atalanta non sono da comprare perché singolarmente non valgono come nel gruppo Gasperini-Atalanta, secondo me. Ciao a tutti e basso Grevina. Ecco ancora. Ragazzi, salve, sono Tommaso dalla Germania. Io sono soddisfatto perché comunque avevamo la coperta non cortissima di più, e nonostante ciò a San Siro abbiamo portato comunque un punto a casa, che non è da sottovalutare.